Prima di tutto però voglio parlare dei documentari di Massimo Mazzucco, perché per me sono stati un passo importante per avvicinarmi al pensiero libertario. Mazzucco è un regista, un giornalista, da molti considerato un complottista e poco amato in genere dai libertari. Io invece trovo i suoi documentari stupendi e estremamente convincenti. Tra i più importanti, forse il più importante di tutti, è 11 settembre, la nuova Pearl Harbor. Un documentario di 5 ore che è disponibile anche gratuitamente in rete su YouTube, che analizza in modo estremamente dettagliato le numerosissime evidenze che fanno dubitare della versione istituzionale, quella dei 19 dirottatori sauditi arabi che avrebbero realizzato da soli tutto questo terribile attentato. L'ultimo documentario di Mazzucco, bellissimo, ancora non disponibile su YouTube, lo sarà prossimamente, è American Moon, che porta tutte le evidenze che gli allunaggi NASA di fine anni 60 e primi anni 70 furono in realtà un fake e che gli astronauti americani non sono mai scesi veramente sulla Luna. Anche questo documentario è molto lungo, dura 3 ore e 20 minuti. Altri documentari molto belli, tutti disponibili gratuitamente su YouTube, sono Cancro, le cure proibite, che fa vedere le fortissime resistenze dell'establishment accademico e anche del mondo politico a qualsiasi tentativo di studiare cure alternative al cancro. E allo stesso modo la vera storia della marijuana fa vedere come di nuovo cioè i grandi poteri economici e sempre in collusione con i grandi poteri politici abbiano reso un secolo fa fuori legge la marijuana esclusivamente per motivi di interesse di alcune lobby economiche che erano molto potenti e erano anche molto vicine ai governanti politici statunitensi del periodo. Gli altri documentari, tutti molto belli di Mazzucco, sono I padroni del mondo, Il nuovo secolo americano, L'altra Dallas, che ha ucciso Robert Fitzgerald Kennedy. E infine Inganno globale, anche questo un film sull'11 settembre. Al momento Mazzucco, per quello che so, sta lavorando al suo nuovo documentario sui rischi delle vaccinazioni pediatriche di massa, naturalmente da un punto di vista critico. Dicevo prima che normalmente la maggior parte dei libertari non ama i documentari di Mazzucco perché non ravvisa la necessità di vedere dei complotti dietro i grandi eventi che accadono nel mondo, come per esempio l'11 settembre. Tuttavia io ritengo molto verosimili le ricostruzioni che fa Mazzucco nei suoi documentari e che c'entra questo con il pensiero libertario. C'entra perché se uno ritiene che effettivamente ci siano stati e ci siano molte cospirazioni da parte dei governi, del potere politico nel corso della storia, allora queste ricostruzioni di Mazzucco gettano delle gravi ombre sull'azione dei governanti, dei governi, del potere politico ai più alti livelli. Facciamo l'esempio dell'11 settembre, se noi crediamo che effettivamente ci sia la diretta responsabilità e complicità dei massimi livelli del governo americano dietro a quegli attentati, allora non possiamo più illuderci che l'esercizio del potere a tali livelli sia fatto nel nome del popolo, nel nome degli interessi della gente. Evidentemente viene il forte sospetto che l'esercizio del potere sia condotto invece in nome di altri interessi che non si possono confessare. Per esempio, nel caso dell'11 settembre, gli interessi inconfessabili erano quelli dell'elite di potere di creare un nuovo nemico, l'Islam, che era funzionale a tutto il sistema americano e alle grandi lobby, della guerra, il famoso complesso militare-industriale. E la creazione di questo nemico era anche funzionale al consolidamento del potere da parte delle elite politiche. E questo dopo che era venuto a mancare il nemico storico degli Stati Uniti, cioè l'Unione Sovietica, dopo il crollo dell'URSS. A me personalmente questi documentari e moltissime altre letture che facevo alcuni anni fa hanno aperto gli occhi sulla enorme
pericolosità delle grandi concentrazioni del potere politico, prima ancora che le concentrazioni del potere economico, in quanto le grandi concentrazioni di potere economico, pur pericolose, però possono esprimersi soltanto se si appoggiano su una potente ossatura politica. Quindi se entrano in collusione, in complicità con i governi e appunto con le grandi concentrazioni del potere politico che sono in grado di fare delle leggi, dei provvedimenti particolari, come anche di influenzare l'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione e anche di controllare la stampa. Quindi alla fine, secondo me, sono le grandi concentrazioni di potere politico ad essere le più pericolose. E questo c'entra tantissimo con il pensiero libertario, perché anche per i libertari le grandi concentrazioni del potere politico sono estremamente pericolose.